cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore. Pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. È necessario che io annunci la buona notizia del Regno di Dio. Come Gesù, pure io ho bisogno di ascoltare il Padre per poter annunciare la sua volontà, libero dai condizionamenti umani. O Spirito Santo, oggi e sempre tu mi guiderai a diffondere il Regno di Dio, fonte di gioia vera per gli uomini. Signore Gesù Cristo, tu che hai mandato i tuoi apostoli ad annunciare il Regno di Dio, fa che anch'io senta questa urgenza, perché il mondo ne ha tanto bisogno. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, dare l'acqua per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano del corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunica in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrano di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da infermità spirituale e corporale. Arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione di Beata, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna e infinita. Meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore, e ti dice, anima cara, quando preghi, non credi che io ti ascolto, che io ti amo? Prega credendo e amando. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà, fiate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.